il cioccolato, ora quella va al glutine. Ho mangiato un pochettino di farina di cocco, allora oggi vi propongo dei biscottini di cocco però senza glutine. Partiamo dagli albumi. Nella planetaria sto montando due albumi a neve. In un recipiente ho messo 70 g di farina di cocco e 70 g di zucchero e li mischio bene insieme. Questo composto andrà poi amalgamato agli albumi. Ecco qua, adesso abbiamo gli albumi montati a neve e abbiamo la nostra farina di cocco e il nostro zucchero mischiati. Andiamo a mettere la nostra farina di cocco con lo zucchero dentro gli albumi montati a neve e delicatamente dal basso verso l'alto incorporiamo in questa maniera qua, sempre dal basso verso l'alto per non smontare gli albumi. Adesso vi pian pianino si incorporerà bene il tutto e andremo a formare i nostri biscottini. Ecco qua, adesso avrete un composto farinoso. Adesso andiamo a fare, allora se volete e avete tempo sarebbe da lasciare riposare 15 minuti in modo che la farina di cocco assorba bene tutto l'amido che rilascia l'albume, se no si possono già andare a creare i nostri biscottini, quindi tanta pazienza perché si tende a dividersi un po'. Con le mani andiamo a fare delle palline e andremo a metterle in una teglia. Ecco qua, i nostri biscottini sono pronti da infornare, hanno una cottura veloce veloce, 10 minuti a 175 gradi e voilà, i nostri biscotti sono pronti, veloci, semplici, buonissimi e senza glutine e senza lattosio.